Buongiorno, lo riconoscete? È Spin, il piccolo Spin, piccolo per modo di dire, è diventato un bel ciccione, un bel ciccione. Fatti vedere Spin, ecco qua, io sono da sola, l'ho assicurato un momentino all'albero. Spin, bravo, seduto, fatti vedere. Eccolo qui, peserà 15 kg. E quanto ha adesso Spin? 4 mesi. Mi dispiace farvelo vedere tutto mangiato dalle mosche, ma qui è così purtroppo. Fa molto caldo, loro fanno i bisogni in questo terreno, noi puliamo sì, però dalla mattina all'altra mattina loro ne fanno tanti di bisogni e vengono attirate quelle brutte mosche che danno fastidio ai cuccioli. Poverino, negli occhi, sul naso, ma come si fa? Se non ha una famiglia, una casa, qualcuno che se ne prenda cura, che gli spruzzi qualcosa, un repellente, soprattutto stia più nel pulito, perché un recinto è pur sempre un recinto. E lui è trattato con l'antiparassitario, considerate. Se penso a quei poveri cani in campagna, alla catena, mamma mia. In questo momento vedere Spin assicurato all'albero mi fa pensare molto ai cani alla catena. Ma lui è così ora per stare fermo, perché altrimenti mi viene troppo incontro e poi non lo vedete quanto è bello e quanto è dolce. È sempre con i suoi compagni di box che, vi devo dire, lo sottomettono parecchio, tanto, tanto, lo mettono sempre sotto, sempre. Se lui vuole mangiare, lo sottomettono, se si vuole avvicinare a fare le coccole, la stessa cosa. Insomma, Spin è molto prevenuto verso gli altri cani, infatti quando usciamo, ecco, questo è l'unico difetto che ha Spin, ma veramente l'unico, lui abbaia se incontra altri cani, specie se è al guinzaglio, i cani sono magari anche nelle recinzioni. Quindi niente, dovete lavorare su questo, come facciamo noi, non possiamo, non possiamo, assolutamente non possiamo, perché non abbiamo tempo, troppe cose, troppi cani. Dovete voi, quando lo adottate, chiamare un bravo educatore di quelli seri e gli potete dire: Spin è un cucciolo normalissimo, equilibrato, deve un po' imparare a comportarsi con gli altri cani quando li incontra in passeggiata, rimanere concentrato su di voi. Solo questo. Allora io lo dico per correttezza, ecco. Ma lui veramente non ha problemi, ve lo assicuro. Normalissimo, nonostante quello che ha passato. L'abbandono è dimenticato, non ha più paura, si fida delle persone, di me come delle altre volontarie che vengono al box. E non ha nemmeno paura della figura maschile. Questo monellino, cacciamole queste mosche, facciamole andare via. Ma come? Come? Fai prima ad andare tu via di qui, da questo posto che ti costringe a stare lontano dalle persone, se non per pochi minuti al giorno. Spin, la facciamo una passeggiata? Eh? Andiamo, facciamo vedere come sei bravo a guinzaglio. Che dici? Andiamo? Eccoci qui. Passiamo accanto al recinto dei suoi compagni, poverini, loro dentro e lui fuori in passeggiata. Ecco, come vedete, a guinzaglio va. Benissimo, vai Spin, fatti vedere che ti facciamo una bella ripresa, ecco. Guardatelo, intero, questo bel cucciolone, guardatelo. Lui è proprio pastore tedesco. Sì, un bel pastore tedesco, meticcio, naturalmente, e ha l'intelligenza del pastore tedesco, ve lo garantisco. Ecco qua, diventa grande Spin, sì, lui potrà anche superare i 30 kg. Se ha 4 mesi e già sicuramente ne pesa 15, è chiaro che diventa bello grande. Sì, io me lo immagino un bel cane da guardia. Però attenzione, quando dico cane da guardia, non significa che me lo dovete chiedere per metterlo a guardia di una proprietà. Lo dovete tenere in casa come un membro della famiglia e poi lui ce l'ha nel sangue, l'attitudine a fare la guardia. Quindi la farà e basta, e voi ne beneficerete. Perché no? Comunque fatelo stare tanto a contatto con le persone, a contatto con gli altri cani e ripeto, chiamate un bravo educatore. Che c'è, Spin? Dai, amore. Cosa
Cosa hai sentito? Cosa hai visto? C'è una casettina qui sotto questo albero di ulivi. Ecco, mi piace la nostra campagna in Puglia. Tanti, tanti ulivi. C'è silenzio, c'è un bel venticello oggi. Per fortuna le temperature sono un po' calate, appena appena di un grado. Non ha piovuto mai, mai. Sento che al nord piove continuamente, qui la pioggia non vuole proprio arrivare e la terra è secca e spaccata. Non mangiare la buccia dell'arancio. Facciamo un'altra passeggiata di qua, vuoi venire? Preso dagli odori. Vedete, lui è tenuto in un grande recinto, però ai cani piace uscire e annusare su territori sconosciuti. Quindi, anche se avete un giardino di 10.000 metri, non basta al cane. Lo dovete portare almeno una volta al giorno fuori dal perimetro della vostra proprietà. Quindi, quando molte volte nel questionario mi dite alla domanda quante volte portate fuori il cane, mi dite non è necessario perché ho un grande giardino. Beh, sappiate che non è vero, perché il cane dopo un po' impara a conoscerlo palmo palmo e si annoia. Per lui poi diventa come una piccola stanza. E se non resistiamo noi in una piccola stanza, figuriamoci il cane. Quindi, anche se avete la fortuna di possedere una bella proprietà grande, fatela una passeggiata una volta al giorno fuori col vostro amico a quattro zampe, sia esso piccolo o grande. Fatelo contento perché si rilassa tantissimo. Dentro i cani si stressano, poi fanno le buche, girano su se stessi, hanno tanti comportamenti indesiderati che voi guardate con sospetto e non capite che alla fine quello che vogliono è scaricare un po' di stress. Anche uscendo fuori ad annusare, a sentire odori nuovi. Quindi, se prendete un cane, non è che poi gli fate fare la vita del nano da giardino, che poi pretendete che stia fermo, no? Come un nano da giardino, che non faccia buche, che non abbai, non si innervosisca e tutto. No, lo volete proprio, volete un cane statua. Ma secondo voi, un pastore tedesco, come sarà Spin, no? Simile il pastore tedesco quando cresce, immaginatevelo, bello grande. Si può accontentare di fare la vita del nano da giardino? No. Allora, lo dovrete fare entrare in casa, intanto il cane quando sta in mezzo a voi, ma in mezzo a voi significa non quando fate i lavori in giardino, ma quando state in casa anche a far niente, a guardare la televisione. Non importa, lui sta con voi, si accuccia ai vostri piedi, voi lo accarezzate, lui si rilassa. Poi vede tutto quello che fate, si distrae, proprio fa parte del vostro quotidiano. Ecco, quello gli piace tantissimo, sicuramente. Se lo tenete fuori, poverino, che vi guarda da dietro ai vetri, da dietro alle finestre di casa, beh, non è, ecco, fa la pipì, bravo amore, come le femminucce ancora la fa, è proprio cucciolo. Ecco. Dicevo, se il cane è costretto a guardarvi da fuori alla finestra, ma secondo voi può essere contento? Poi sì, si sfoga, c'ha lo spazio, ma non è la stessa cosa. La vita diventa monotona e a nessun essere vivente può piacere la vita monotona. Quindi pensateci, qualsiasi cane decidete di adottare, grande, piccolo, ripeto. Cane tranquillo, cane dinamico, portatelo a fare una bella passeggiata lunga al giorno, almeno. Spin, ti sei? Guarda, guarda qua, vieni che ti aiuto, vieni qui. Usciamo la zampina, spin. Aspettate, qui si cade. Vedi come cammini, col guinzaglio in mezzo alle zampe, ora lo spostiamo. Ed eccoci di ritorno al recinto. Spin, adesso devi entrare dai tuoi compagni. Ecco, anche loro vogliono uscire un po'. Li facciamo uscire un pochettino gli altri? Sì. Buona fortuna, Spin. E speriamo che chiamino questa volta per te. 4 mesi ancora nel recinto.
Ciao Spin. Ciao amore.